Urubutu, rancore, DSA, mezzo sangue. Ciao Lunardi, questo forse non è il posto adatto, perché gli artisti che hai citato li stimo anch'io. Non sono gli unici, di certo, come vorresti far intendere tu, ma non importa. Sappi che sto per eliminarti da Facebook, perché sono stufo delle tue stronzate, delle tue manie di protagonismo e delle tue critiche dall'alto di un Olimpo esistente solo nel tuo cervellino limitato. Sai che c'è Lunardi? Tu vorresti fondare una religione e avere dei seguaci, ma un capo non è mai seguaci di se stesso. E tu solo quello sei, fan smisurato del tuo ego. E col palese problema dell'insicurezza, sei un oscurantista medievale, un dogmatico inquisitore, sei il male della cultura di cui vorresti essere vessillo. Te lo dico alla milanese, zio, fai musica se ti piace tanto, ma smettila di rompere i coglioni a chiunque e di dare giudizi definitivi, perché continuare a puntare il dito non fa di te un umano, bensì una bestia. Una bestia che deve inscenare un grottesco teatrino narcisistico per pimparsi di like e vendere qualche copia. Sembri l'italiano medio che commenta sotto i video della gente nuova. Commentare sempre non è obbligatorio. Viviamo in un mondo assediato dalle logiche di partito e dalle logiche, vaffanculo, H3, mi sono sbagliato di nuovo, e dalle convinzioni religiose. Tu porti le stesse logiche nell'hip hop senza renderti conto che la musica è per la gente libera. Comunque dei fan li hai, Lunardi, e spero che possano aprire gli occhi e smetterla per i loro bene di sentirsi capiti dal capo degli hater, cominciando ad avere una visione più produttiva e costruttiva. Ecco, Leite Raggio potrebbe essere la tua religione, spero che tu non riesca a diffonderla. Motivo di questo commento, addio Lunardi. Ma guarda, stai ignorando il mio commento, Lunardi. Bastardo. Ciao Lunardi. Ciao Lunardi. Mi senti Lunardi? Lunardi. Oh. Lunardi. Lunardi.